Bacini. Buonasera. Grazie, buonasera, buonasera a tutti voi, Eminenza, Sue Eccellenze, che sono i miei amici e colleghi parlamentari, tutti voi, a nome dei soci fondatori della FEDUS, volevo augurare a tutti voi una buona salute. Abbiamo voluto invitare soltanto gli amici questa sera, gli amici di sempre che hanno sostenuto in un modo o nell'altro la nostra fondazione, la nostra opera. Ecco, voglio dire, perché so che ci sono anche amici che ci seguono del mondo della stampa, dell'informazione, la nostra non è una fondazione partitica, è una fondazione che ha questi tre scopi: promuovere la cultura italiana come valore, promuovere l'impresa italiana, creare le condizioni affinché i nostri imprenditori possano lavorare, esercitare quel ruolo fondamentale in Italia e nel mondo, ma soprattutto la solidarietà, perché anche il Papa qualche giorno fa, il Santo Padre ci ricordava che non può essere disgiunto il mercato dai valori e la solidarietà, sono cose che vanno insieme. E allora noi come fondazione cerchiamo di dare una mano alla politica, quando la politica non riesce a fare qualcosa, noi tentiamo di farla con le nostre forze, con le forze dei nostri soci fondatori. Siamo partiti in 27 imprenditori nel mondo della cultura, nel mondo del sociale, nel mondo dell'impresa e abbiamo realizzato questa straordinaria opera. Quindi insieme a mia moglie Diana, che pregherei di venire qui con me, Diana, qui ci sono anche Zoe, Roberta, Ale, i miei figli che saluto perché anche loro collaborano insieme a noi. Abbiamo voluto realizzare questa straordinaria e grande missione. Quindi grazie a tutti voi. Volevo ricordare qui la presenza di tanti amici del mondo della diplomazia. Ci sono questa sera tre premi importanti, tre premi internazionali straordinari, a tre persone straordinarie. Poi abbiamo altri due riconoscimenti alla carriera di altre due persone di straordinario valore che io ho apprezzato e stimato proprio in questi ultimi periodi. Poi Tiziana sicuramente lo dirà lei, e quindi uniremo il premio internazionale FEDUS, i riconoscimenti alla carriera, a una serata di gala, e poi chi vorrà potrà festeggiare con me e Diana e i miei figli il mio compleanno. Grazie. Allora, come ha anticipato il Presidente, io... Crescenzo Sete e a Don Pierino Gemmini per il loro impegno sociale.